diciamo, mi sono scelto un tema bello impegnativo, no? La maturità. Ora, uno può pensare che sia anche un po' presuntuoso, ma non è detto che chi parla di maturità sia maturo. Ecco, voi non dovete pensare che io sia maturo, perché non è scontato. Io, diciamo, oggi mi limiterò a dirvi un po' di cose che credo di aver capito sulla questione della maturità. Ecco, poi io non so se, anzi, non credo di essere poi così maturo. E per farlo, per fare questa conversazione, mi appoggerò a un romanzo di Joseph Conrad, che è uno dei miei scrittori preferiti. È uno scrittore molto amato, soprattutto dagli adolescenti, e lui sta al confine tra narrativa dell'Ottocento e narrativa del Novecento. Quindi narrativa dell'Ottocento, perché lui è un affabulatore, racconta storie di mare, di avventure, però è già Novecento. Perché c'è la crisi di coscienza proprio, no? La crisi delle certezze del Novecento. In un certo senso lui tiene insieme, potremmo dire, non so, un autore di romanzi d'avventura, ma anche Dostoevskij, cioè, no? Dentro Conrad. Quindi, diciamo, mi appoggerò a un romanzo di Conrad molto bello che si chiama La linea d'ombra, che è uscito nel 1917, l'anno della rivoluzione bolscevica. È uscito questo romanzo fantastico sulla, secondo me, ha a che fare con la formazione, con la maturità. La linea d'ombra è quella che uno attraversa, è la soglia proprio, uno la attraversa alla fine dell'adolescenza per entrare nell'età matura. Allora, cerchiamo di capire che cos'è la maturità. Allora, io provo a formulare un'ipotesi. Per me la maturità di una persona ha a che fare con il riconoscimento della realtà, di ciò che è reale. Ecco, qui forse ci vorrebbero i filosofi di prima, no? Per spiegarci che cos'è la realtà. Tutta la filosofia del Novecento si è interrogata su cosa è reale e su cosa è irreale, no? Con varie risposte. Ma ovviamente anche la letteratura dà le sue risposte allo stesso problema, che cos'è la realtà? Ecco, la maturità ha a che fare con una domanda del genere. Ora, c'è una citazione che vorrei fare, che è un po' all'inizio appunto, di tutta questa mia riflessione. È una citazione da Montaigne. Montaigne, 1500. Con Montaigne inizia la grande tradizione saggistica in Europa, nell'Occidente. Montaigne dà inizio appunto alla tradizione del saggio personale, quindi il saggio autobiografico, il saggio digressivo. Il saggio libero, non il saggio accademico. Diceva Montaigne: io non sono esperto di nulla se non di me stesso. Era un grande dilettante Montaigne, era un geniale dilettante che non era esperto di nulla e parlava di quello che vedeva, di quello che osservava. Da questo punto di vista, per me, insomma, un grande filosofo. Adesso non ci sono più i filosofi professionali di prima, ma ogni tanto io polemizzo con loro perché dico che la vera filosofia è quella che io trovo nei libri di questi grandi saggisti, pensatori, c'è cioè come una controcorrente nella storia del pensiero occidentale, no? Montaigne, Diderot, Voltaire e poi tutti, diciamo, i filosofi saggisti, a me piacciono tantissimo, e poi Nietzsche, Kierkegaard, Adorno, e secondo me sono quasi sempre meglio i filosofi saggisti dei filosofi, diciamo, sistematici. Tipo appunto Hegel. Perché? Perché i filosofi sistematici, quelli che devono elaborare un sistema filosofico, pensano soltanto alle essenze. Ma la realtà non è fatta di essenze, la realtà è fatta principalmente di dettagli empirici, di vite concrete, di destini concreti. E questa è la ragione per cui la filosofia che si occupa di essenze non riesce mai ad afferrare questa dimensione concreta, empirica, che è quella degli individui. E
e di questa ci parla la letteratura e ci parlano i saggisti come Montaigne. Allora Montaigne ha scritto questa frase, che sarà un po' una frase che ispira la mia riflessione. Mi accade anche questo, che non mi trovo dove mi cerco e trovo me stesso più per caso che per l'indagine del mio giudizio. Quindi mi accade che non mi trovo dove mi cerco e trovo me stesso più per caso che per l'indagine del mio giudizio. E quindi qui Jean Montaigne, all'inizio della modernità nel 1500, cosa fa? In un certo senso tenta di fissare la verità di sé, della propria esperienza, al polo opposto dell'intenzione cosciente. Appunto, non mi trovo dove mi cerco. La verità sta al polo opposto di qualsiasi nostro sforzo programmatico. Quando ci sforziamo, c'è una frase di Kafka pure, Kafka dice: chi cerca non trova. E aggiunge: chi non cerca è trovato. Qualche secolo dopo Montaigne, un illustre connazionale di Montaigne, che secondo me ne ha raccolto l'eredità a suo modo, ed è Proust, anche lui torna sullo stesso tema. Che cos'è l'esperienza per Proust? L'esperienza non è un nostro impadronirci delle cose, ma è come un aprirsi, un dischiudersi delle cose a noi, è come un improvviso e casuale svelarsi delle cose, che si sottrae ad ogni intenzione, ad ogni progetto. C'è una scena famosa dei diari di Proust, che lui e un amico stanno passeggiando per un roseto, non so di quale città. A un certo punto Proust si ferma a odorare una rosa e rimane indietro, no? Dopo un po' l'amico fa: ma che stai facendo? E vede che Proust ha gli occhi un po' socchiusi e sta lì come per assaporare qualche cosa, come un aroma, una verità di quella rosa. Allora questa pagina è commentata da un grande critico, Giacomo De Benedetti, e dice: è certo, per Proust lì c'è un'idea di conoscenza. Per Proust, noi per conoscere qualcosa non dobbiamo tanto, appunto dicevo prima, impossessarci di quella cosa, ma dobbiamo porci in una condizione di accoglimento, di passività creativa. Questo fa Proust. Proust si mette lì e aspetta. Aspetta, può darsi che qualcosa si dischiuda, può darsi che qualcosa si riveli di quella rosa. Ma capite che è un metodo conoscitivo questo. È un metodo conoscitivo fondato, ripeto, su una passività creativa, su una passività che assimila. Questo tra l'altro lo potete anche verificare nelle vostre relazioni con le persone, con gli altri. Conoscere qualcuno, che significa? Significa quasi sempre aspettare che la verità di quella persona trovi i suoi tempi, i suoi modi per rivelarsi a noi. Anche lì dobbiamo riuscire a essere passivi, no? Per aprirci alla sua verità, al suo ritmo. Ecco, queste sono un po' le premesse generali, diciamo, del mio discorso, appunto. Quindi non è lo sforzo volontario, ecco, non, il problema non è quello di possedere, no, una cosa. E ora andiamo alla linea d'ombra, perché vedremo adesso, il romanzo La linea d'ombra ha a che fare con queste premesse. Allora, per chi non l'avesse letto, posso ripassare la trama molto velocemente. Joseph Conrad era polacco, se qualcuno non lo sapesse, era polacco, ma è uno dei principali scrittori di lingua inglese di sempre. Lui scelse la patria, una seconda patria, perché lui era innamorato della marina mercantile inglese, era innamorato, era il suo mito. E quindi questa cosa già mi piace molto a me, di uno che sceglie un'altra patria.
Secondo me le radici più belle sono quelle che uno si sceglie. Questo contro tutti gli integralismi leghisti, no? Le radici, ma che se ne frega delle mie radici? Le radici non hanno a che fare con il sangue e il suolo. No, le radici più belle sono il frutto di una mia scelta, culturale. Questo lo dice anche Edward Said. È chiaro che io poi sono nato in un luogo e che non posso prescindere da tutto questo, ma dice uno scrittore libanese, gli uomini non hanno radici, gli alberi hanno radici in terra, gli uomini hanno le radici in cielo, fortunatamente, in cielo, e quindi appunto se le scelgono, le rielaborano. Quindi mi piace moltissimo che Conrad è il primo scrittore migrante della letteratura europea, bellissimo. Diventa polacco, cioè polacco diventa inglese. E oggi, come sapete, il fenomeno degli scrittori migranti in Italia è uno dei fenomeni più interessanti. Scrittori nati altrove vengono in Italia e scrivono le loro poesie, i loro romanzi nella lingua del nostro paese. Da loro scelta, a volte, certo, la scelta di venire in Italia è stata una scelta anche dettata da necessità, però loro decidono di scrivere le loro storie non nella loro madrelingua, ma in italiano. Ecco, io mi aspetto molto dalla narrativa migrante, questo è un inciso, nel senso che hanno la capacità spesso di rivitalizzare la nostra lingua, questi scrittori migranti, perfino con gli errori che fanno errori di grammatica, di sintassi, ma rivitalizzano la nostra povera lingua italiana che è diventata una lingua televisiva o burocratica. Ecco, io mi aspetto molto dai migranti, perfino penso, non lo so, forse esagero, ma sui migranti proietto perfino delle speranze civili. Secondo me perfino la sinistra nel nostro paese può ripartire dai migranti in un qualche modo, perché hanno come, noi siamo esausti, gli italiani sono esausti moralmente, lì c'è qualche energia c'è, qualche idea forse nella vita più costruttiva, non lo so. Comunque torniamo a Conrad, il primo migrante. Allora, di che cosa parla Le linee d'ombra? Allora, il protagonista è un giovane che è un marinaio e decide di lasciare un impiego molto comodo che aveva su un'eccellente nave scozzese. Decide di lasciarlo e, come scrive Conrad, nel modo illogico per noi uomini con cui un uccello vola via da un comodo ramo. Qui una scelta illogica, ma d'altra parte la maggior parte delle nostre scelte credo che sono illogiche. Credo che questa cosa si possa dire tranquillamente. Comunque, lui sceglie di abbandonare questo ramo e cosa fa? A quel punto gli viene fatta una proposta, la proposta di portare una nave nel Golfo del Siam. Loro stanno a Singapore. Ed è la sua prima esperienza di comandante di una nave. È il suo primo comando. Conrad avrebbe voluto intitolare il racconto Primo Comando. È un racconto lungo o romanzo breve, insomma, no? Sarà di una ottantina di pagine. E prende la nave, una nave meravigliosa, dice Corrado, una nave di prim'ordine, una creatura armoniosa. Lì scopre che il suo predecessore, il comandante di prima, era morto in circostanze abbastanza misteriose. Già lì c'è come il presentimento di qualcosa di sinistro, no? Che un po' riguarda la nave. Comunque lui prende la nave e poi nomina un primo ufficiale, c'è tutto l'equipaggio, c'è il cuoco, malato di cuore, e la nave parte. Lui ha questo compito di portarla appunto nel Golfo del Siam. Allora, che succede? Qui già anticipo un po' la mia tesi. In che senso durante la traversata questo giovane comandante diventa maturo, attraversa la linea d'ombra? E qui appunto lo dico subito in forma molto concisa. Lui parte e pensa di affrontare dei tifoni, pensa di affrontare dei tornadi, no, dice così misurerò il mio coraggio.
Beh, non succede niente durante la traversata. Anzi, a un certo punto la nave si ferma, perché non ci sono più venti, e entra in una spossante bonaccia. A quel punto una bonaccia che mette a dura prova l'intero equipaggio, e dura giorni, giorni. Ci sono problemi, ovviamente, con i rifornimenti, con i viveri. La bonaccia dura 21 giorni. E tra l'altro tutti si convincono che la nave è come sotto un maleficio. A quel punto il giovane comandante ha una trasformazione, e per questo dico lì forse attraversa una linea d'ombra. Scopre che le vere contraddizioni della vita, i conflitti veri, non sono quelli che uno si immagina prima. Appunto, lui pensava di dover affrontare tifoni, cicloni sulle navi. No, stanno lì dove non te li aspetti. Quelli sono i conflitti reali. Non sono i conflitti che tu ti sei programmato. La maturità, da questo punto di vista, significa, certo, accettare anche una nostra relativa passività. Noi non possiamo far altro che subire le cose in prima battuta. Non possiamo fare altro. Lui scopre che la realtà, certo, è mutevole. Ognuno di noi sperimenta che la realtà è mutevole, ma non modificabile da noi. La realtà è continuamente mutevole, ma non modificabile, non manipolabile. E quando lui scopre questa verità, il giovane comandante, lì comincia a essere sfiorato da una vera maturità, perché capisce che la realtà è qualcosa che sempre ci sfugge. Io, tra l'altro, quando avevo letto il romanzo, l'ho ripreso in mano, io l'ho letto nei primi anni '80, e avevo scritto un appunto che ho ritrovato in margine, che appunto dice così, potrebbe essere un po' il riassunto della morale di Conrad, di questo libro. È reale tutto ciò che non è controllabile, mentre tutto ciò che è controllabile non è veramente reale, o è molto meno reale. A un certo punto Conrad scrive: un uomo deve far fronte alla sua sfortuna, ai suoi sbagli, alla sua conoscenza. Questo anzi viene detto al protagonista da un vecchio capitano, da Giles. E quindi appunto far fronte alla sfortuna, agli sbagli, alla conoscenza. Ho tra l'altro qui un inciso. Conrad ha uno sguardo sulla realtà, non so quanti di voi conoscano l'opera di Conrad, ha uno sguardo sulla realtà fatto di un certo umorismo scettico e fatto anche di un certo pessimismo, diciamo, no? Un certo pessimismo antropologico. Questa cosa non mi piaceva quando io lo lessi, appunto i giovani non amano questo umorismo scettico, i giovani sono tremendamente seriosi, almeno non mi sento di generalizzare, ma insomma secondo me un diciottenne non ha tanta ironia. In questo senso Pasolini è uno scrittore e poeta adolescente. Pasolini, che è stato un grandissimo artista, secondo me, però non aveva proprio l'umorismo. Lui, quando è nato, lui non c'era la musa dell'umorismo. Pasolini è di una seriosità che è una cosa pazzesca, ma perché era un adolescente. L'adolescente è così, ha una sua serietà drammatica. Per Pasolini il difetto peggiore, il peccato peggiore era l'ironia, perché era la riduzione maligna della realtà, era l'atteggiamento degli adulti, e Pasolini rimane così adolescente fino alla fine dei suoi giorni. Comunque, Conrad invece ha uno sguardo
pieno di umorismo sulle cose, uno sguardo scettico. E, ecco, da questo punto di vista io credo che per amare, per capire e amare veramente Conrad, bisogna essere adulti. Questa è una mia convinzione. Tra l'altro, se voi volete tradurre l'opera di Conrad in idee, in concetti, non vi rimane niente. È come sabbia. Non è uno scrittore, ecco, come Dostoevskij. In Dostoevskij ci sono proprio le visioni del mondo in conflitto tra di loro. No, Conrad è solo vissuto, siete voi che dovete, no, riuscire a estrarre delle idee. Lui non è un romanziere di idee. Mi ha sempre colpito un confronto tra la linea d'ombra che Conrad ha scritto quando era abbastanza là negli anni, con un racconto giovanile che ha lo stesso tema e si chiama Gioventù. Ora, qual è la differenza tra i due? È che in Gioventù, che Conrad ha scritto appunto da giovane, c'è una ricchezza di immaginazione, un'intensità cromatica, una potenza evocativa, a volte anche un po' ingenua. Ecco, La linea d'ombra non ha niente di tutto questo. Se voi la leggete per cercare queste cose, vi deluderà. Non ha quella intensità cromatica, non ha quell'esotismo, assolutamente no. Eppure ha una maggiore profondità dal punto di vista appunto del discorso che sto cercando di fare. Gioventù, il racconto scritto da giovane, si chiudeva un po' convenzionalmente con un commosso elogio della giovinezza perduta. Dice così Conrad: non è stato quello il più bel tempo, quando eravamo giovani in mare, eravamo giovani e non avevamo nulla, salvo batoste e l'occasione di provare la nostra forza. Ecco, ma allora vedete, il punto è questo. Dobbiamo chiarirci su quello che dobbiamo intendere per batoste e occasioni per provare la nostra forza. Io credo che... diciamo che questa volontà di provare la propria forza si espone generalmente nell'esperienza di ciascuno di noi a batoste un po' troppo volute, un po' troppo cercate, per non dare l'impressione di un gioco un po' truccato. E qui, diciamo, ritorna quella possibile relazione tra appunto maturità e passività. Tra l'altro, non so perché, ma mentre rivedevo queste cose, non so se c'entra tantissimo, però apro un altro inciso, anche io sono molto digressivo come Montaigne. No, l'inciso è questo: di fronte a casa mia c'è, non proprio di fronte, insomma, comunque vicino a casa mia, c'è una scritta di Casa Pound, dove c'è una frase di Pound che trovo di una tale stupidaggine, questa frase di Pound. Vabbè, insomma, adesso non entro nel merito, è un poeta che certamente ha i suoi meriti, un po' sempre provinciale, secondo me, insomma, vuole rifare Cavalcanti, vabbè, ma insomma, no, c'è una pagina molto bella di Edmund Wilson che dice: quando la sera esco con Pound, poi si mette al pianoforte e vuole suonare Bach, ma lui non sa suonare, cioè era un po' megalomane, sto Ezra Pound, un po' velleitario era, comunque diciamo che ha dei grandi meriti poetici. Allora, Ezra Pound ha scritto questa frase che è diventata la filosofia che ispira Casa Pound. La frase è questa, se me la ricordo bene. Allora, se non sei disposto a morire per un ideale, significa o che non vale nulla l'ideale o che non vali nulla. Ora, a parte il fatto che uno può scoprire nella vita che un ideale in cui aveva creduto si è rivelato un inganno, diciamo, no? Un ideale falso, questo voglio dire, anzi, persistere in quell'ideale può essere una prova di fanatismo e di ottusità, no? Quindi questo non lo capisco. Tra l'altro,
come dire, c'è in questa frase c'è la negazione, c'è un'idea falsa proprio dell'essere umano, come il fascismo. Diceva, non so, Oden diceva, la democrazia è una mezza verità sugli uomini, perché si basa sul fatto che ognuno è giudice del proprio interesse, quindi è una mezza verità. Il fascismo è una menzogna totale sull'essere umano, proprio anche per l'antropologia a cui il fascismo si ispira. Qui c'è la negazione del fatto, diciamo, c'è la negazione in questa frase di Pound della instabilità, della fisiologica instabilità e lunaticità dell'essere umano. Ma ora, ma tornando invece al mio discorso, qual è l'idea che io trovo contestabile in questa frase? C'è l'idea, appunto, che il coraggio consiste, appunto, nel battersi fino alla morte per un ideale. Ma questa è un'idea anche retorica. Per me il coraggio, e che è un aspetto della maturità, consiste, per esempio, nel saper accettare l'assenza di un nemico nella vita. Non sempre c'è un nemico. Il nemico a volte noi ce lo creiamo perché ci aiuta per costruire, per rafforzare la nostra identità, ma non sempre c'è un nemico, diciamo, identificabile. Il coraggio significa affrontare una prova, ma una prova non voluta da te, una prova non programmata. Il coraggio può significare, come per il giovane comandante di Conrad, riuscire ad aspettare. Quando c'è la bonaccia, lui si mette lì, in contemplazione del mare, e cerca di mantenere una propria forza, una propria integrità, e lui lì deve essere capace di accettare, non si deve scontrare con qualcuno. Appunto, quindi vedete, maturità, capacità di attesa, capacità di accettare la tua impotenza contingente, perché non puoi fare altro, però non devi mollare, devi stare lì. Quindi, come vedete, stringendo un po' tutti i nessi, la maturità è fatta di tutti questi pezzi, di tutti questi frammenti. In questo senso, diciamo, è molto poco eroica. Qualche anno fa avevo letto un libro, che poi è un libro anche che ha una qualità, un libro non spregevole, di Eraldo Affinati, che è un autore che pure stimo. Allora, lui che cosa fa in questo libro? Siccome ha la madre che è riuscita a scampare ad Auschwitz, anzi a Dachau, lui dice: io voglio vivere quello che hanno vissuto loro. Allora cosa fa? Prende il treno, si ferma, mi pare, a Venezia, e se la fa a piedi da Venezia a Dachau. Ci mette, non so, 2 settimane. E dice: perché io voglio sentire sul mio corpo, voglio vivere io di nuovo tutta la sofferenza indicibile. Però è che in questo c'è qualcosa di ingenuo e di velleitario e di volontaristico. Ma che significa? Perché tu ti assegni questo compito, ti crei un tuo obiettivo e poi tu pensi che in quel modo riesci a riprodurre mimeticamente, a rivivere quella sofferenza. Ma no, la realtà è quello che ci accade. È quello che ci accade. E noi dobbiamo casomai tenerci pronti, ma di più non possiamo fare. La verità è la morte dell'intenzione, la verità dell'esperienza. E questo è quello che impara il giovane capitano di Conrad. Impara, vi dicevo prima, la maturità è riconoscere la realtà, riconoscere l'esperienza reale. Lui impara che l'esperienza è qualcosa che sempre ci sorprende, ci afferra, ci scuote dal di fuori, ci costringe a un'attesa passiva, ci costringe ai tempi morti
della bonaccia esistenziale. Questa è la maturità. Certo, quest'idea di maturità, quest'idea di realtà, può anche se, diciamo, può essere oggi poco affascinante, no? Dice, ma che mi parli di attesa? Un giovane potrebbe obiettarmi, mi parli di attesa, mi parli di passività. Diciamo che potrebbe essere un'immagine poco attraente proprio per l'umanità attuale, un'umanità, diciamo, che invece vuole pianificare perfino il caso, che ama l'avventura solo nei videogiochi, in cui, diciamo, è tutto controllato, o negli sport estremi, che magari, ecco, l'umanità attuale, per esempio, non sopporta la noia. La noia è parte fisiologica dell'esperienza umana. Ecco, io lo vedo, questa è la cosa che più mi preoccupa nelle nuove generazioni, che non voglio fare il discorso del vecchio babbione, in molte cose sono migliori di noi, quindi questa è proprio la premessa, poi un'altra volta ne parliamo. Penso che i ventenni in molte cose sono molto migliori della mia generazione, però ecco, c'è l'incapacità di accettare appunto la noia, la bonaccia dell'esistenza, no? Si passa subito a un altro canale. Ma non è possibile. Ecco, quindi diciamo, siccome noi ci avviamo verso un mondo nuovo che è caratterizzato sempre più da questa sensibilità, e quindi diciamo un mondo in cui ci saranno sempre più piaceri mentali e ci saranno sempre più realtà manipolabili. Quindi da questo punto di vista capisco che la mia immagine di maturità sia molto poco, abbia molto poco glamour, ma ecco, qui in realtà mi ero preparato un po' di appunti anche su altri libri di Corrad, però non voglio fare una lezione accademica e letteraria. Io qui andrei subito alle conclusioni, se però poi avete voglia di farmi qualche domanda fatela. Cerco allora di riassumere un po' i fili del discorso. La mia impressione quindi è che una vera maturità consista nell'accettare fino in fondo la propria impotenza, perché la vera esperienza che fa l'essere umano è di subire le cose, di subire gli eventi. Non bisogna mai mascherare la nostra impotenza. A volte abbiamo la tentazione di mascherarla, di illuderci, ma soltanto se la accettiamo, questo può essere il punto di partenza di qualsiasi tentativo legittimo di produrre piccole modifiche, di produrre piccoli spostamenti. Questo possiamo farlo, di sottrarre peso in certi punti della realtà e magari aumentare il peso in altri. Qui c'è un mio caro amico Paolo Morelli, lo scrittore Paolo Morelli, che ascolterete domani. Lui ha tradotto, tra le altre cose, i racconti taoisti. Ecco, nei racconti taoisti c'è quest'idea. La realtà noi che possiamo fare? Noi possiamo assecondare l'inclinazione del mondo, produrre piccoli spostamenti, ma il punto di partenza è accettare fino in fondo l'impotenza. Quello non dobbiamo mascherarlo. Una volta ho letto un bellissimo apologo, ma non era taoista, era buddista, dei monaci di un monastero nel Vietnam, un monastero buddista, e le piante nel monastero, nel giardino, hanno le forme di animali. E a un certo punto entra un visitatore, sono meravigliose, c'è un cane, una pianta che è un gatto, un'altra pianta è una volpe, e fa, ma che meraviglia, ma come le fate così bene? E il monaco buddista fa, beh, la pianta che, vedi, quello è un cane, già un po' quel cespuglio sembrava un cane, già un po' sembrava un cane. Quello, il gatto, già il cespuglio sembrava un po' un gatto. Noi l'abbiamo aiutato a prendere la forma che forse doveva prendere in fondo. Quindi vedete, no? In questo senso, no? Certo, accettare l'impotenza, ma
Io non farò mai diventare un cespuglio che somiglia a un cane, non lo farò mai diventare un gatto. Ecco, questo potrebbe indurre in noi un saggio senso del limite, una cosa del genere, che è poi un aspetto, è un aspetto della maturità. Quindi considerare reale tutto quello che non pianifichiamo, quello che non controlliamo, quello che ci accade, e avere a che fare con conflitti e problemi che non ci aspettavamo e quindi per i quali c'è bisogno non tanto di slanci eroici o di slanci vitalistici, ma, come dicevo prima, di pazienza, di attenzione e di capacità di attesa. Grazie. Va bene, non so se qualcuno vuole farmi una domanda. Appunto, sono molto digressivo, l'avete capito, ho citato tantissime cose, tantissimi libri. Allora, già vedo un signore, prego, mi dica. Pronto? Sì. Quello che dice è drammaticamente vero e penso che, non so se lo sa, il morto da poco Sgalambro ci si ritrova perfettamente in quello che ha detto, che appunto la realtà, la verità è tutto ciò che non si piega alla nostra volontà, anzi è proprio quello, il male, lui chiamava tutto quello che va storto della nostra vita, eccetera. Conrad poi in altri romanzi si ritrova in questa drammaticità della realtà. Volevo sapere, una curiosità, se ha trovato altri autori che vedono questa fisicità della realtà, che non si piega alla nostra volontà. Beh, guardi, c'è un altro racconto che è forse il racconto più bello che ho letto in vita mia, però quello doveva essere oggetto di un'altra conferenza. Questo racconto si chiama La tigre nella giungla di Harry James. E più o meno è un po' la stessa cosa, anche se spostata, perché il protagonista è uno che si aspetta tutta la vita che una tigre faccia un balzo e piombi su di lui. Lui dice, io me l'aspetto, adesso devo fare un'esperienza, la mia prossima esperienza è, io me l'aspetto il balzo della tigre. James però non la chiama tigre, la chiama la belva, the beast in the jungle. Comunque la traduzione italiana è ovunque la tigre nella giungla. Lui si aspetta tutta la vita questa cosa straordinaria che deve riguardare lui, no? Il balzo della tigre. E mentre aspetta fa altre esperienze, ha una relazione con una donna, però è una relazione che rimane un po' di amicizia. E si protrae per anni e lui in attesa del grande momento, in attesa dell'esperienza decisiva, come il capitano di Conrad voleva affrontare i tifoni. Lui, mi deve capitare una cosa in cui metto a prova le mie energie, ma non capita mai. La tigre non fa mai il balzo. Alla fine del racconto lungo pure quello, alla fine che succede? Questa sua amica con cui ha avuto una relazione, muore e lui va a visitare la tomba e lì improvvisamente ha una rivelazione. Dice, oddio, io mi aspettavo la grande esperienza, mi aspettavo di affrontare chissà che cosa nella vita, ma il balzo della tigre era questa donna di cui non mi sono mai accorto. Cioè, la rivelazione, la verità della vita non era appunto nelle cose che vi dicevo prima, no? Gli scontri eroici, quelli che uno si programma e quindi non sono mai reali, ma era questa cosa che per lui era sempre stata opaca. La tigre aveva fatto il balzo, ma lui non se n'era mai accorto. E ormai si lascia morire il protagonista. Capisci che è la stessa cosa. Anche lì
lui diventa maturo l'ultimo giorno proprio. Grazie. Soltanto per, così, per menzionare eventualmente un autore italiano, Buzzati, Il deserto dei Tartari, e prima ancora Barnabo delle Montagne. Senta, la consapevolezza quanto si lega alla maturità di cui lei parla? Cioè, secondo lei è più importante la capacità di risolvere o quella di essere consapevoli? No, mi rendo conto che sto diventando una specie di tuttologo che sentenzia sulla vita e sulla morte. Non, veramente non sono così saggio. No, io posso dirle che secondo me è la consapevolezza, ovviamente, è tutta lì la cosa, no? La consapevolezza, perché da lì discende tutto. In fondo... lo dice pure Dante. Dante a un certo punto nel Paradiso dice: quello che ci salva non è l'atto che ama, dice Dante, ma l'atto che vede. Cioè l'amore del prossimo è una cosa nobilissima, ma è il prodotto di qualcosa, di una mia consapevolezza. Non ci credo all'amore del prossimo così come il primo atto. No, ci vuole una lucidità. Cioè, se uno capisce veramente che la realtà è relazione, non può che amare il prossimo. Però vede che l'amore del prossimo nasce da una consapevolezza, da una conoscenza, non nasce da se stesso. Quindi dobbiamo capire che la realtà è relazione. Questa è la mia risposta.